Balzo dei ricoveri in Calabria, ospedale in affanno, intanto è ufficiale la dose booster dopo 4 mesi e c'è la proposta del tampone agli studenti per il ritorno in classe dopo le vacanze. Il Consiglio regionale ha dato il via libera a Fincalabra per l'acquisto delle quote detenute dai privati. La società di gestione degli aeroporti torna in mani pubbliche. Intanto il Consiglio dei Ministri sceglie il subcommissario per la sanità. Si tratta di Ernesto Esposito. Torna all'antico splendore l'altare del Duomo di Cosenza, obiettivo valorizzare la cattedrale della città dei Bruzzi. Sono ore di preparativi nelle case, nei ristoranti e anche in Calabria per il tradizionale cenone. Le famiglie riunite attorno alle tavole imbandite in attesa del Natale. Ben ritrovati, nuova edizione del nostro giornale che apriamo con l'emergenza Covid perché aumentano i contagi in Calabria. Intanto è ufficiale la dose booster dopo 4 mesi e c'è anche la proposta del tampone agli studenti per il ritorno in classe dopo le vacanze. Il punto nel servizio. Un balzo di 3 punti percentuali sui livelli di occupazione dei posti letto in area medica. In poche ore la situazione della pressione sulle strutture ospedaliere calabresi è ulteriormente peggiorata, salendo al 26%. 256 pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari, 25 in più nelle ultime 24 ore, con un incremento di quasi 20 unità nella provincia di Reggio Calabria. Il GOM ha comunicato 13 nuovi ingressi e 3 decessi, 2 uomini di 45 e 54 anni e una donna di 85 anni che presentavano altre patologie concomitanti. 28 invece i ricoverati nelle terapie intensive, con un'alta percentuale di pazienti non vaccinati o che hanno ricevuto 2 dosi di vaccino, talvolta diversi mesi fa. Adesso è ufficiale, il richiamo della dose booster si farà dopo 4 mesi. L'intervallo si riduce ulteriormente, sarà il commissario Figliuolo a stabilire la data di start dell'effettiva attuazione. Il virus corre più veloce della campagna vaccinale. Per ridurre il gap tra il contagio e la copertura della popolazione bisognerebbe tenere un ritmo di 700.000 vaccinazioni quotidiane sul territorio nazionale. Intanto si pensa anche al modo più adatto per arginare la diffusione del virus dopo il periodo natalizio, con il rientro a scuola. Si fa strada l'idea di uno screening preventivo prima del ritorno in aula. Lieve e prevedibile calo nella somministrazione dei vaccini in Calabria nella giornata di ieri. Poco meno di 1.000 prime dosi e 1.050 seconde dosi. Tengono le terze dosi inoculate a 8.500 soggetti. I numeri del contagio nel consueto bollettino della regione. Oggi 705 contagi e altri 5 decessi. Sono 705 contagi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore su 11.710 tamponi effettuati. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 219, Catanzaro 180, Crotone 54, Vibo Valentia 32, Reggio Calabria 216. Sono 255 ricoveri in reparto, uno in meno rispetto a ieri, stabili a 28 i pazienti in terapia intensiva. Oggi si registrano altri 5 decessi, 3 a Cosenza e 2 a Reggio, che portano a 1.572 il totale delle vittime da inizio pandemia. E il comune di Morano da oggi fino al prossimo 9 gennaio è zona arancione. A disporlo in via precauzionale e cautelativa è stato il sindaco Nicolo De Bartolo, con una propria ordinanza contingibile e urgente messa nella tarda serata di ieri. Una decisione, quella dell'istituzione della zona arancione, dovuta al progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica. Sanità, il Consiglio dei Ministri nomina subcommissario Ernesto Esposito. Intanto ieri il Consiglio regionale ha visto l'elezione dei presidenti delle commissioni consiliari. Analisi, cifre e dettagli nel servizio. Il giorno dopo il voto a Palazzo Campanella è tempo d'analisi quanto ai vertici delle commissioni consiliari alla Regione. Intanto sul versante politico, che vede certamente vittoriosi e sconfitti, tra organismi permanenti e le 2 commissioni speciali, Forza Italia s'accaparra 3 presidenze, 2 ciascuno vanno a Fratelli d'Italia e Lega, l'ultima a 5 Stelle. Gli scontenti sono 4. Nell'opposizione, sul piede di guerra, i civici di Luigi De Magistris, che per la forza dei numeri erano già stati tagliati fuori dall'ufficio di presidenza ad opera del centro-sinistra. Premiati invece i pentastellati, che in ufficio di presidenza appunto avevano ceduto il passo al PD. Nel centrodestra, a bocca asciutta Forza Azzurri, pur avendo preso quasi 62.000 voti, solo 1.800 in meno dei leghisti, Coraggio Italia e soprattutto l'UDC, fuori da tutti i giochi, vicepresidenti e segretari, sono premi di consolazione.
Territorialmente si compone il quadro definitivo, da cui il Cosentino esce assai bene. Oltre al presidente, esprime pure i due assessori regionali, Gianluca Gallo, ex sindaco di Cassano Ionio, e Fausto Orsomarso di Cosenza Città, come Roberto Occhiuto e come le due neopresidenti, Luciana De Francesco, affari istituzionali, e Katia Gentile, già vice sindaco con Mario Occhiuto, che la spunta per la Commissione Agricoltura e Foreste. Quest'elemento ci proietta alla questione di genere. Su 8 presidenti di commissione, solo 2, un quarto, sono donne. Tuttavia, alla forzista Pasqualina Straface e ad Amalia Bruni del gruppo misto tocca un doppio ruolo non di primo piano. L'ex sindaco di Corigliano e segretario di Ambiente e Vigilanza, l'ex candidata alla presidenza per il centrosinistra e vicepresidente nelle commissioni Sanità e Antindrangheta. Come la Giunta, pure il parco dei presidenti di commissione segna un buon rinnovamento generazionale. L'età media supera di poco i 50 anni e ci sono 3 under 40, col presidente più giovane, Giuseppe Mattiani, della commissione riforme, appena 36enne. A Cosenza è stato restaurato l'altare maggiore del Duomo, in particolare nel servizio. Un lungo e curato restauro ha riportato al suo antico splendore l'altare maggiore del Duomo di Cosenza. Il risultato dei lavori è stato presentato prima della Santa Messa di Natale promossa dalla BCC Mediocrati per i dipendenti e i soci. La banca ha finanziato i lavori, che sono stati curati dal restauratore di beni culturali Gianluca Nava. Abbiamo adottato delle tecniche, in particolare abbiamo fatto una rigenerazione del protettivo che c'era alterato su questo bianco di Carrara di cui si compone, e poi abbiamo messo la nuova foglia d'oro a una doratura che purtroppo aveva perso la sua lucentezza e anche si era ossidata negli apparati superficiali. La nuova veste, diciamo, ha questa nuova luce che appunto riflette da qualsiasi parte della navata e lo si voglia guardare. Non è la prima volta che la BCC Mediocrati si dimostra vicina al Duomo Cosentino. Sì, infatti abbiamo restaurato i portali, abbiamo restaurato un crocifisso ligneo del 1200, insomma abbiamo fatto tante cose, le campane, elettrificate le campane. Un'altra cosa fatta di recente è stata la videosorveglianza al Duomo di Cosenza. La pagina adesso dedicata al Natale, iniziamo con il messaggio del Vescovo di Cosenza. L'augurio vero è di ritrovare la verità sul presepe, e cioè il presepe ci dice che il Signore è venuto tra noi perché ha fiducia in noi e ci ama talmente che si è fatto uno di noi. Per cui avere questa speranza, avere nel cuore questo desiderio di incontrare Lui, che poi è colui che ci dà le risposte a tutta la vita, le risposte anche quelle più banali hanno in Lui una consistenza, perché Lui ci parla di pace, Lui è la pace, e non si può essere in pace se non si ha una coscienza pulita, se non si ha una coscienza capace di guardare se stessi ma anche di guardare gli altri. Vorrei dare questo messaggio di essere attenti, ascoltare chi sta vicino a noi con un cuore rappacificato. E poi anch'io voglio rivolgere un invito a queste norme di sicurezza, perché non possiamo permetterci di fermare tutto solo perché qualcuno non è prudente. Allora cerchiamo di essere tutti prudenti per il bene nostro, per la salute degli altri. Buon Natale a tutti e buon anno nuovo. Ma vediamo come i cosentini si preparano per il Natale. Cosa si mangia la sera della vigilia di Natale? Cucina tradizionale oppure un po' rivisitata? Lo scopriamo sull'isola pedonale di Cosenza.
assolutamente tradizionale, cucinata da mia sorella, quindi diventa tutto più bello. È un problema. Tanto pesce. Sì, pesce. E mia sorella non mangia pesce, è proprio coraggiosissima. I miracoli di Natale. I miracoli di Natale. Non cucino io. Lei non cucina? No. Non cucina, no. Cucina mia suocera. Sicuramente pesce, sicuramente vongole, perché siamo andati a comprarli adesso, e frittura. Molto tradizionale. Sì, molto tradizionale. E baccalà, perché sennò è fondamentale. Vengo da Bologna per mangiarlo, quindi. Io sto a digiuno. Perché? Perché a casa mi hanno tagliato i viveri. No, non è vero. No, non dica questa, sì. Signora, non è vero. No, mangia. Sì. No, facciamo un mix, dato che io sono pugliese, quindi facciamo un mix. La pasta con le alici è fissa. Quindi calabrese lo facciamo. Poi l'altro, il resto è pugliese. La mia è una famiglia anomala, perché comunque sono di origine francese, per cui ci sarà un menù misto. E non mancherà la pasta con la mollica e il baccalà, perché sono piatti che mio padre impone. E mentre ci sarà la variante francese del salmone, dell'asparago e della zuppa di cipolle. Cosa si mangia la sera di Natale? Noi puntiamo tutto sull'antipasto, abbondante, crudo, che non ingrassa. E poi gli spaghetti con la mollica. Io spero che la maggior parte delle persone capiscano quanto è importante non mangiare più la carne. Ok? Io sono una, diciamo, animalista e quindi di conseguenza vegana. Da un po' di tempo c'è anche un'altra abitudine che è stata presa, quella dell'aperitivo, e in attesa poi del gran cenone. Noi oggi per l'occasione, rispettando le tradizioni, abbiamo offerto i cuggiurieggi, le vecchiaregge, insomma accompagnandoli da qualcosina da bere. La ragosta messa in bella vista, già cotta, che la offriremo con l'aperitivo. Possono pigliare la ragosta e champagne fuori. E adesso il Natale nel centro diurno di riabilitazione a San Sosti. Il Natale amplifica la già difficile situazione di solitudine vissuta dagli anziani nelle case di riposo. A causa delle restrizioni anti-contagio, anche quest'anno i parenti non potranno abbracciare i propri cari in un periodo tradizionalmente consacrato alla famiglia. Sono stato veramente colpito dal clima bello, dell'entusiasmo, del clima festoso che c'era tra gli ospiti di questa struttura e il personale stesso. Fortunatamente il tutto, senza nessun dubbio, si svolge in un modo, come dire, rispettando le norme anti-Covid, ma questo, ecco, scalda i cuori vedere quanta calore c'è all'interno di una struttura del genere che possa, come dire, accogliere persone veramente che hanno bisogno. Proprio per rendere un po' meno doloroso questo momento, la Casa Famiglia San Luigi di San Sosti ha voluto organizzare un momento di spensieratezza, e così, per non far sentire gli ospiti soli, tutti gli operatori sanitari, con in testa il direttore Ilam Sirimarco, hanno creato un momento di svago. È una vera famiglia dove si sentono in casa e ci vivono volentieri. Io vengo spesso, e quindi so l'amore e l'attenzione che si pone verso queste persone che sono gli ultimi. Però sono ben viste, sono ben accurate, sono ben seguite. Un momento per poter tornare a gioire di questa festa, aggiungendo un battito di felicità alle loro giornate. Ci spostiamo adesso a Casali del Manco per parlarvi della Biblioteca delle Donne sfrattata dal Comune. Fissato un incontro, ma la situazione resta tesa. Un Natale amaro per la Biblioteca delle Donne a Casali del Manco. La sede che vedete si trova in località Pedace. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha cambiato la serratura dei locali, di fatto sfrattando l'associazione che lavora sul territorio. La Biblioteca delle Donne Bruzie, attiva da anni, ha costruito uno spazio di confronto e di studio all'interno della biblioteca realizzata dall'ex comune di Pedace. Una storia lunga decenni per un centro della Presila Cosentina che ha sempre puntato sulla valorizzazione della cultura. Sorpresa e sgomento da parte dell'associazione nel constatare quanto accaduto. Lo stabile dovrebbe essere ora occupato da un centro anziani. Il comune, da parte sua, ha fatto sapere, anche tramite i social, che la Biblioteca delle Donne Bruzie non avrebbe sottoscritto alcuna convenzione con la casa comunale. Non ci sono documenti, insomma, ma nel piccolo centro la Biblioteca delle Donne ha sempre operato alla luce del sole.
scuole e con il benestare degli amministratori che hanno presenziato alle manifestazioni, dicono le fondatrici. Il primo cittadino ha anche fatto sapere che a breve sorgerà a Spezzano Piccolo la biblioteca comunale e che l'associazione potrà continuare nel nuovo polo il proprio lavoro. Nelle ultime ore i contatti tra la Biblioteca delle Donne e i rappresentanti del comune sotto l'albero un appuntamento per dirimere una questione spinosa, non la sola in realtà, in un territorio in cui molte altre associazioni vivono gli stessi problemi. Speriamo che il periodo di festa porti consiglio, un po' di buonsenso che riporti serenità. La stagione lirico-sinfonica e concertistica Torniamo all'Opera del Teatro Rendano, promosso dall'Associazione Musicale Orfeo Stilo e dell'Amministrazione Comunale di Cosenza, ha proposto il coinvolgente ed originale concerto di Natale. Vediamo. La stagione lirico-sinfonica e concertistica Torniamo all'Opera del Teatro Rendano, promossa dall'Associazione Musicale Orfeo Stillo e dall'Amministrazione Comunale di Cosenza, sta per volgere al termine. Particolarmente coinvolgente ed originale il concerto di Natale dal titolo Christmas with Yale. Le musiche del compositore norvegese Ulla Yalo hanno creato la giusta atmosfera e predisposto gli animi a vivere con emozioni intense la festa più bella dell'anno, il Natale. Protagonisti di questa serata sono, come al solito, l'Orchestra del Mediterraneo San Francesco di Paola, centrale in tutta la programmazione qui al Teatro Rendano della stagione Torniamo all'Opera, il coro Aura Artis, un coro storico della città di Cosenza, a cui si sono uniti diversi cantori proprio per l'occasione, e entrambe le formazioni saranno dirette dal maestro Alfredo Salvatore Stillo. Al pianoforte solista avremo il nostro direttore artistico della stagione e dell'associazione, il maestro Luigi Stillo, e alla chitarra il maestro Emilio Amendola. Natale affidato alle magiche atmosfere nord-europee, è un concerto originalissimo, e il Capodanno invece assolutamente scoppiettante per chiudere l'anno e lasciarci veramente tutte le negatività alle spalle, con un programma dedicato all'opera, all'operetta, alla grande canzone napoletana e naturalmente all'immancabile Strauss. Vi lascio adesso alla nostra copertina di chiusura, gli auguri solidali del Cosenza Calcio, buon proseguimento e da parte nostra buon Natale. Adesso ci penso io.